La neve resta il punto di forza, ma la provincia di Sondrio da tempo punta a destagionalizzare la propria offerta turistica. 3 milioni di presenze annue sono un bel tesoretto, ma per aumentare i flussi turistici si lavorerà in varie direzioni, dalla presenza nelle fiere di settore alla promozione pianificata nelle grandi città come Milano e Roma, ma anche all'estero, con la missione negli Stati Uniti, con il tour promozionale che toccherà Svizzera, Germania, Francia e Regno Unito. A pochi giorni dall'inizio della stagione invernale, ecco le valutazioni degli addetti ai lavori. Il nostro turismo come sta? Ma allora, possiamo dire che è in sviluppo, secondo me, positivo, nel senso che riusciamo sempre di più, giorno dopo giorno, a dare questa valorizzazione al territorio, grazie anche appunto al progetto che stiamo portando avanti con Regione Lombardia e con Camera di Commercio, che ci ha dato un'ulteriore opportunità di riuscire a promuovere il nostro territorio nell'unitarietà, pur valorizzando quelle che sono le eccellenze di ogni singola località. Ovviamente lo sci è sempre stato traino per il nostro turismo, come presenze. Poi siamo stati capaci di andare anche oltre. Sì, allora per quanto riguarda l'inverno, ovviamente lo sci è una parte, diciamo, molto importante e fondamentale che non bisogna mai dimenticare. Abbiamo la fortuna di avere un territorio che offre altro e quindi questo può aiutarci a offrire un prodotto molto più ampio che possa soddisfare le esigenze di tutti i turisti e può anche aiutarci a destagionalizzare, quindi a lavorare durante tutto l'anno e sicuramente questo è il nostro valore aggiunto. Essere pronti ad accogliere turisti sempre più esigenti e preparati, una sfida che accomuna albergatori, titolari di ristoranti, bed and breakfast, rifugi, campeggi e case per vacanze. Proprio la formazione è fulcro del progetto realizzato da Explora, assieme a Camera di Commercio di Sondrio e Valtina Turismo. Si ripromette di illustrare alle imprese quali possono essere le opportunità, gli strumenti con i quali iniettare innovazione in un settore produttivo così importante come è il turismo, sia per l'intera Lombardia, ma in particolare direi proprio per la Valtellina. Anche perché oggi la competizione è sempre più sul web. In questo momento ciascuno di noi la sera, dopo magari aver cenato, si mette tranquillo, apre il computer e ha di fronte letteralmente l'offerta turistica di tutto il mondo. Per quello è importante anche un investimento e offrire soprattutto servizi, opportunità, informazioni, dati, sia da parte di quelli che sono i fruitori, le persone che consumano turismo, ma anche molto moltissimo a favore delle stesse imprese.